Buonasera e bentornati nella mia cucina. Vi prego di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, di seguirli e di consigliarmi. Oggi faremo un piatto semplicissimo. Faremo degli involtini di carne con rucola e grana. Questo piatto prende dei nomi diversi perché possono essere chiamati degli involtini alla siciliana, in Sicilia, delle bombette in Puglia, a Roma li chiamiamo involtini. Abbiamo bisogno di circa 500 g di carpaccio di manzo, della grana DOP stagionata almeno 20 mesi, della rucola profumatissima. Poi abbiamo bisogno chiaramente di sale, pepe e un po' di pane grattato. Un piatto semplicissimo ma gustoso. Procediamo a fare il ripieno dei nostri involtini. Abbiamo tritato la rucola grossolanamente, la mettiamo in una bowl d'acciaio ecco qui. Ora abbiamo ricavato delle fettine sottili di grana e sminuzzeremo anche queste. Aggiungiamo alla rucola. Poi aggiungiamo sale, senza salare la carne, del pane grattato, senza esagerare, del pepe. E un po' di olio extravergine, di quello buono, eh? Guardate che colori! Assaggiamo. Ora facciamo riposare il nostro ripieno per circa un'oretta. Ora cominciamo a montare i nostri involtini prendendo le fettine di carpaccio disponiamo un po' di grana e rucola. E uno. Chiudete prima i lati. E poi arrotoliamo. Per impedire per quanto possibile la fuoriuscita del ripieno.
Disponiamo gli involtini uno vicino all'altro. Non esagerate con il ripieno. Tre. Così. Quattro. E cinque. Vogliamo fare uno spiedino da 6, ci proviamo? Proviamoci, dai. Ecco qui 6. Poi mettiamo il nostro stecchino lungo tenendo accorpati i nostri involtini. Ecco fatto. Una volta infilati li allarghiamo leggermente. Eccolo qui. Procediamo così per tutti gli spiedini. Ecco qua, chiudiamo l'ultimo spiedino da 6. Diciamo che vanno bene per 3 spiedini per 3 persone. Ecco qui. Allora, adesso procederemo. Bagneremo leggermente con dell'olio i nostri spiedini. Li massaggiamo un po' così. Anche dall'altra parte, ecco qui, così, e procediamo a pannarli leggermente, ambedue i lati, così. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Stessa cosa per quest'altro. Andiamo a spengere il forno adesso. Guardate che spettacolo. Chiamateli involtini, bombette. Chiamateli come vi pare. Ecco qui, stessa cosa per questo. Ma questi li potete cuocere o con finito olio in padella o metterli al forno. Ecco qui, perfetto. Ora procediamo alla cottura. Procediamo alla cottura dei nostri involtini. Facciamo riscaldare appena un cucchiaio e mezzo di olio extravergine d'oliva in una padella. E mettiamo giù i nostri spiedini.
li facciamo rosolare. Tenete conto che il manzo, ragazzi, ha mangiato al sangue, quindi regolatevi anche con la misura degli stecchini. Eventualmente, vedete, li accorciate. Mettiamo un pizzichino di sale, io metterei anche una grattatina di scorza di limone. Ricordate, sempre biologico quando fate questo lavoro, eh? Non prendete vediamo un po', eh? Eccoli, guardate che spettacolo. Che ne dite? Ci vediamo tra un po'. Giriamo di nuovo. E ora li lasciamo cuocere per 5 minuti con il coperchio a fuoco basso. Diciamo che sono cotti, guardate che spettacolo. Ora li assaggiamo. Qui. Guardate che spettacolo. Crosticina fuori, rosato dentro.